caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Vorrei concludere questa breve carrellata che vi ho proposto in questi giorni di compositori e musicisti con una puntata che si concentra su quanto la musica ci dà, quanto può significare per noi, quanto significa per noi la musica quando troviamo la musica che ci corrisponde, quando incontriamo la musica che in profondità ci tocca, che risuona delle nostre stesse emozioni, che sembra davvero risuonare della nostra stessa esperienza, sensibilità del mondo. Come già ho avuto occasione di dire, la musica secondo me ha qualcosa in più rispetto alle altre arti, perché non ha un oggetto di rappresentazione, non rappresenta niente, dipinge a tutti gli effetti, per usare una sinestesia, quindi un'espressione che riguarda la sfera visiva, anche se ci occupiamo di sfera auditiva per quanto concerne la musica. Dipinge a tutti gli effetti il vuoto, racconta, per usare un altro termine che appartiene a un altro tipo di disciplina, racconta storie invisibili che possono trasformarsi a seconda di chi ascolta la musica. Non c'è una storia che viene raccontata, vi è un modo di narrare, vi è un procedere narrativo, vi è un racconto ma senza una storia. Quella storia la mettete voi, la mettiamo noi quando incontriamo la nostra musica. Questa è la motivazione di oggi, trovare la nostra musica, non farsi sopraffare dalla musica, non accettare passivamente la musica che ci viene propinata. Cerchiamo di staccarci dal pattume, come diciamo noi bolognesi, stacchiamoci dalla spazzatura che principalmente costituisce oggi la musica che viene propinata da tutti i dispositivi posti in qualunque parte. Ne abbiamo già parlato della Muzak, cioè della musica da ascensore, che oggi sembra davvero essere diventata la musica dominante. È difficile veramente per chi ha un orecchio, insomma, per dir così, appassionato di musica e allenato all'ascolto, non essere gravemente danneggiato quando si va in un bar, in un ristorante, in una piscina, a sentir sempre quella solita robaccia che viene propinata. Anzi, a questo proposito vorrei lanciare un appello disperato: per favore, piantatela di mettere su gli ABBA. E non se ne può più. Mi ha ispirato questa puntata a un commento apparso in calce a un video proposto del musicista che dà il volto oggi a questa motivazione, ma che è involontario protagonista. La vera protagonista si chiama Amy Metcalf, l'autrice del commento che si trova appunto in calce a un video che propone l'intero album di George Winston. Questo è il musicista americano, pianista acustico, appartenente a quella corrente stigmatizzata come New Age a partire dalla prima metà degli anni Ottanta. Anche questo sarebbe interessante approfondire, il fatto che da parte della cultura egemone ci sia sempre il bisogno di stigmatizzare qualunque cosa sia eterodossa rispetto alla cultura egemone. La New Age, che ebbe soprattutto un grande slancio anche in Italia negli anni 90, venne subito demonizzata, soprattutto da parte della Chiesa cattolica, che vedeva in essa un sincretismo e continua a vedere in essa un sincretismo, cosa voglia dire poi questo termine, è abbastanza vago, religioso, una sorta di commercializzazione della spiritualità. Invece la Chiesa cattolica, con il suo florilegio di santini e santoni, invece è pura, è autentica, è intoccata. Tra le tante accuse che venivano rivolte alla
cosiddetta New Age vi era appunto questa di essere una commercializzazione della religione, di creare dei prêt-à-porter o confezionare un dio troppo simpatico per essere conforme ai dettami ortodossi, eccetera. E anche la musica veniva sempre stigmatizzata come facile, superficiale, easy listening, qualcosa che appunto aveva a che fare con la musica da ascensore. Critica spesso mossa da chi faceva e fa musica da ascensore. Effettivamente tanti pezzi New Age, come tanti pezzi di altri generi musicali, sono musica da ascensore. Ma all'interno di questi generi, di tutti i generi, ecco perché insisto sul fatto che non si deve accettare quello che ci viene propinato, ma non è una questione di genere, è una questione di ascolto, è una questione di comprensione, è una questione di emozione, è una questione di profondità, è una questione di interconnessione, è una questione che riguarda noi stessi, la nostra identità, il nostro rapporto con ciò che ha valore per noi, lo scoprire il luminoso, come diceva Jung. Qualunque genere si tratti, perfino gli ABBA. E tra questi grandi musicisti di musica New Age, per come viene ancora etichettata, perché poi aveva a che fare soprattutto questo genere così stigmatizzato con delle etichette, tra cui la Windmill, indimenticabile, grandissima etichetta di musica acustica. Tra i più grandi musicisti di questo genere c'è proprio George Winston, che è un pianista eccezionale, secondo me, dalla grande sensibilità, dal grande intuito compositivo. Soprattutto compositivo, si sente swing, si sente blues, si sente country, si sente musica celtica, si sente una magia incredibile nella sua musica. Il disco soprattutto, ve ne ho già parlato, che vi consiglio in assoluto è December, dove trovate peraltro una variazione sul canone di Pachelbel che fa veramente volare l'anima. Un disco dalla intensità emotiva fortissima, che sa creare una immediatezza, una intimità nell'ascolto. Davvero sembra di stare ad ascoltare la voce del proprio cuore per chi ama questo genere di musica, per chi incontra questa musica come sua musica. E la nostra protagonista vera di oggi si chiama, come vi dicevo, Amy Metcalf. In questo commento su YouTube ci dona le parole più perfette per descrivere il significato, l'importanza della musica nella nostra vita. Mentre sentite in sottofondo Thanksgiving, che è il primo brano di questo bellissimo disco, December, vi leggo il suo commento. E se ascoltate questo disco sentirete quanto questo commento sia pertinente, nel senso quasi cinematografico. Davvero George Winston racconta queste storie, racconta, per meglio dire, la potenza dell'anima umana nella vita semplice, direi anche proletaria, direi umile, povera, delle comunità rurali americane, che non è un territorio geografico, è un territorio anche dell'anima, il nostro appartenere alla terra, il nostro appartenere al vero popolo, il nostro appartenere tutti insieme a questa valle di gioia e di lacrime. Thanksgiving naturalmente è dedicato al giorno del ringraziamento, e così commenta Amy Metcalf. Quando ero una teenager, regalai questo album in audiocassetta a mia mamma per il suo 40° compleanno. Eravamo così povere che l'unico posto in cui potevamo suonare la cassetta era nella nostra macchina. E allora mettemmo su questa cassetta, questo disco, e guidammo senza meta per ore e ore, così che potemmo ascoltare decine di volte questo disco. Sono i ricordi più belli della mia giovinezza. Mia mamma è ancora viva. E l'ho chiamata dopo che ho visto questo video e riascoltato questa canzone dopo tanti anni, e gli ho chiesto se poteva anche lei ascoltarlo dal suo computer. Lo abbiamo ascoltato di nuovo insieme dopo tanti anni e abbiamo pianto insieme ricordando quegli anni. Abbiamo pianto
di gioia. Io penso che come musicista, come artista, un commento così sia la cosa più bella che potrei mai ricevere. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.